Oggi è alle isole Lofoten, a nord della Norvegia. Siamo esattamente nell'isola del Rust. Quest'isola è famosa perché nel 1432 ci sbarcò, a causa di un naufragio, il nobile veneziano Querini. Pietro Querini restò sull'isola 4 mesi e quando ritornò in Italia fece una relazione molto dettagliata al Senato raccontando come viveva questa popolazione. È da lui che apprendiamo che la gente del posto si dedicava alla pesca. In questo viaggio vi accompagneremo alla scoperta non solo della gente dell'isola, ma soprattutto alla scoperta dello stoccafisso. Li vedete questi? Sono merluzzi e da qui a 3 mesi diventeranno stoccafisso. Lo vediamo qua, questo messo ad essiccare al vento e al sole senza sale. E andremo quindi alla scoperta delle tradizioni dell'isola, della tradizione di questo stoccafisso e dell'azienda Tagliapietra, che è tra i più importanti importatori al mondo appunto di stoccafisso dalle isole Lofoten. Io sono Tagliapietra e la nostra azienda lavora da 30 anni nell'importare lo stoccafisso in Italia e lavorarlo con la massima cura. Siamo a Reine, Lofoten, e questo è un posto di straordinaria bellezza e di produzione di uno dei migliori stoccafissi che si possono trovare. Questo è uno dei fiordi considerati tra i più belli di tutte le Lofoten. La particolarità sono queste casette dei pescatori, le Robbers, che sono state riconvertite in case albergo e tutte hanno vista sul fiordo. Tipico delle Lofoten è l'olio di fegato di merluzzo, è praticamente l'estrazione, come vedete qua, del fegato, in quanto il merluzzo, come il maiale, è un animale di cui non si butta via niente e fa anche molto bene. Siamo alle Lofoten, alla parte del baccalà dello stoccafisso. E siamo qui perché abbiamo vinto come ristorante Tivoli il trofeo Tagliapietra, che ogni anno appunto crea con ricette innovative, premia la ricetta più riuscita. Sto facendo il ripieno degli gnocchi che andrò a congelare. Insieme con Angelo Convertini questa ricetta ci ha permesso di arrivare in finale e di portare a casa il trofeo. Abbiamo qua da 15 anni perché accompagno appunto il vincitore del festival e vengo a fare la selezionatura per noi ristoratori italiani. Andiamo a vedere cosa si produce ogni anno e cerchiamo di portare sempre a casa la migliore qualità. Dimenticatevi la messa in piega, qui alle Lofoten c'è sempre vento, però è un vento che
comunque non ti agita, anzi ti rilassa.